Montare video è un bello sbatti, è una delle attività più divertenti che si possano fare, ma è veramente time consuming. Cioè, sono sicuro che anche tu avrai speso tantissime ore a montare i tuoi video. Ma oggi puoi essere felice perché ho la soluzione ed è proprio di questo che parlerò all'interno di questo video. Nei prossimi minuti, infatti, scoprirai un tool, secondo me, potentissimo, un plugin che viene utilizzato in Adobe Premiere, che ti permette di rimuovere tutti i silenzi dei tuoi video e tagliare la timeline in modo da eliminare in automatico quelle parti e decidere quanto spazio di video lasciare prima e dopo un silenzio. Ci ho messo tantissimo a trovare questo plugin e sono veramente contento di averlo trovato perché io lo sto usando personalmente da diversi video e mi sta facendo risparmiare ore e ore di lavoro. E risparmiando ore di lavoro posso quindi migliorare la qualità, migliorare la quantità, quindi fare fisicamente più video o anche semplicemente avere più tempo libero da dedicare a me stesso. Oggi in particolare vedremo di quale tool si tratta, come ottenerlo e anche come utilizzarlo nel concreto. Ma prima di iniziare, io sono Mattia, sono un content creator di professione e su YouTube parlo di social media, fotografia e digital marketing. Se sei interessato a queste tematiche e vuoi crescere e migliorare ogni giorno la qualità del tuo lavoro o la qualità dei tuoi contenuti, allora ti consiglio di iscriverti al canale. È gratis e per realizzare questo video ho studiato veramente un milione di software, un milione di programmi, quindi mi merito un po' di supporto come ricompensa per tutto lo sforzo. Bene, possiamo partire? Allora, il tool in questione si chiama AutoCAD ed è stato prodotto da una startup francese. È un plugin che si può scaricare e installare in Adobe Premiere Pro ed è veramente facilissimo e semplicissimo da usare. Rispetto a tutti gli altri tool di intelligenza artificiale che ho provato per montare video in automatico, questo è nettamente migliore perché il risultato, secondo me, è molto più preciso. Ci sono infatti tantissimi strumenti che si basano sull'intelligenza artificiale che ti aiutano a montare i tuoi video. Li ho sempre trovati molto scomodi, sia perché magari erano in fase beta e quindi non erano poi così precisi nell'aiutarti veramente, sia perché la maggior parte di essi erano online, quindi c'era comunque un grande spreco di tempo nel caricare il video, aspettare che venisse processato e poi riscaricarlo per finalizzare il montaggio. Senza contare che la maggior parte di essi sono anche limitati, quindi ti permettono di caricare video fino a un certo limite o di una certa durata. Io invece voglio essere libero di poter registrare e di poter montare ciò che voglio. Ultimo punto per cui questo tool mi è sembrato molto migliore di tutti gli altri che ho provato è che la prova gratuita che ho fatto era una prova vera. Di solito sulle piattaforme online hai una prova veramente molto limitata, puoi provare poche funzioni o su una parte di video minuscola, quindi non riesci neanche a capire che risultato avrai se poi comprerai il piano premium. Invece con AutoCAD ho provato per 2 settimane senza nessun limite questo strumento su tutti i miei video. Cosa fa AutoCAD e come lo si può utilizzare? Adesso ho qua il PC, quindi ve lo faccio vedere in prima persona. Allora, io ho già aperto Adobe Premiere, che è il programma principale sul quale poi viene utilizzato AutoCAD. Praticamente uno dei problemi principali dei video YouTube, ma in generale di qualsiasi video parlato, è il fatto che ci sono errori o pause durante il discorso. Perché alla fine la persona che parla si può inceppare, può dimenticarsi il discorso, può avere un momento di riflessione in cui sta decidendo cosa dire. E quindi andare poi a montare questo video, togliendo tutte le parti di silenzio e togliendo poi tutte le parti in cui ci sono degli errori, è veramente, veramente time consuming. È la parte in cui io perdo in assoluto più tempo mentre monto un video. Con AutoCAD tutto questo si può risolvere. Basta andare in finestra, estensioni, scegliere AutoCAD e una volta che si è caricato lo strumento andiamo a decidere tutti i settaggi per rimuovere i silenzi nel modo migliore. In particolare, il primo dato che andiamo ad inserire è la lunghezza dei silenzi che vogliamo rimuovere. Io di solito qua metto 0,2 secondi o addirittura 0,1. Dipende da che ritmo volete avere nel vostro video. 0,1 sarà un ritmo molto più veloce perché non ci saranno praticamente pause mentre si parla. 0,2 ci saranno un po' di pause tra un pezzo e l'altro. Poi possiamo andare a rimuovere delle parti parlate più piccole di e qua impostiamo il nostro valore che vogliamo. Potrebbero essere momenti in cui iniziamo a parlare, ci blocchiamo, momenti in cui tossiamo, quindi se mettiamo ad esempio un secondo, tutti i dialoghi che hanno lunghezza meno di un secondo verranno tagliati in automatico. E ci sta perché di solito in un video, se una cosa dura meno di un secondo, probabilmente è un errore. Sotto abbiamo il padding, ovvero lo spazio di silenzio che il software lascia prima e dopo il parlato. E qui dipende moltissimo, come dicevo prima, dal ritmo che vogliamo avere. Un ritmo più veloce avrà meno padding, via dicendo, un video più lento avrà più padding. Possiamo anche andare a sistemare il livello di rumore che c'è nel video e attivare anche l'auto zoom. Ogni volta che viene tagliata una parte,
automaticamente il software farà uno zoom sul video e poi farà zoom out in modo che sarà molto più dinamico tutto il montaggio. In alternativa, se non vogliamo impostare queste cose a mano, possiamo scegliere AI, cioè l'intelligenza artificiale, scegliere il livello di aggressività, diciamo, cioè quanto deve essere veloce, quanto deve essere tagliato un video, e poi fare un controllo della preview prima di partire. In generale, io preferisco usare la versione 2, la versione quella senza intelligenza artificiale, perché comunque mi trovo bene a impostare questi valori. Quando abbiamo impostato tutto, comunque basta cliccare su Cut ed ecco che in pochi minuti possiamo vedere la nostra timeline completamente modificata. Se zoomiamo, vediamo come sono stati rimossi tutti i silenzi e scorrendo il video possiamo vedere le parti in cui effettivamente ci sono degli errori che non ci piacciono ed eliminarle semplicemente con un clic. Ed è veramente, veramente game changing perché altrimenti andare a selezionare il punto preciso, scegliere la lametta, tagliare il video, mettere la fine e via dicendo fa perdere veramente un sacco di tempo, senza contare che ogni volta comunque si sbaglia sempre il punto preciso in cui si mette la lametta. Così invece non ci sono dubbi. E con questo direi che abbiamo concluso. Possiamo passare a come ottenere AutoCAD. Basta entrare sul loro sito, io vi lascio il link in descrizione. Tramite sito potete scaricare il plugin, installarlo in Adobe Premiere e provarlo gratuitamente per 2 settimane. Se la prova vi convince, poi potete rinnovare l'abbonamento per un anno oppure lifetime addirittura. L'offerta lifetime, secondo me, è molto conveniente perché col prezzo di 2 anni sei a posto praticamente tutta la vita. E se vi sembra un prezzo alto, che comunque sarebbe un pensiero lecito, il ragionamento che ho fatto io è stato paragonare quel prezzo alle ore di lavoro risparmiate. Quella cifra si potrebbe recuperare in poche ore di lavoro. Magari se avete già un canale abbastanza avviato o se siete già dei professionisti con dei clienti, magari basta un cliente o un video per recuperare il prezzo di questo tool che ti darà dei benefici però per mesi o magari anche anni. Alla fine tutti i soldi servono solamente per avere del tempo libero. Quindi più che un prezzo io l'ho considerato un investimento sulla mia qualità, sulla mia quantità di video, ma soprattutto sul mio tempo libero, perché così posso fare lo stesso lavoro in meno tempo e avere più tempo per me stesso. E anche questo è un ragionamento molto importante, perché alla fine il valore dei soldi va sempre rapportato alla qualità del nostro tempo. Sarebbe inutile avere soldi infiniti se poi non abbiamo tempo per utilizzarli. Quindi, a parer mio, una spesa di questo tipo giustifica poi tutte le ore che risparmiamo della nostra vita e del nostro lavoro. Questa però è una piccola parentesi che andrebbe approfondita in un video dedicato. Se vi interessa l'argomento a proposito, scrivetelo nei commenti che magari ci faremo un video in futuro. È comunque una mia riflessione personale sul prezzo di un tool e io vi assicuro che sono una persona che di solito tende a non pagare mai i software e i programmi, semplicemente perché cerco di arrangiarmi con le funzionalità gratuite oppure valuto sempre delle alternative che non hanno un piano d'abbonamento. E conclusa quest'ultima parte, è veramente tutto. Io vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale se siete interessati a tutti questi argomenti. Sarà un modo di supportare la mia attività, supportare il mio lavoro, quindi ve ne sarei infinitamente grato. E se avete dubbi o domande su questo strumento o su video che vorreste vedere in futuro, scrivetele pure nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!